Buonasera a tutti, ben ritrovati. È l'appuntamento numero 4 con il Matteo Risponde. Cerchiamo in un'oretta di chiacchiera che facciamo da Palazzo Chigi di poter riuscire a entrare nel merito di alcune delle questioni che tutti voi segnalate. Tra l'altro, avevo iniziato su Twitter partendo dalla risposta a Christian Taraschi, che su Twitter mi domandava: Matteo Renzi, che ne pensi della proposta di abolizione del bollo aumentando, aperta parentesi, ragionevolmente le accise? Ho risposto che non è una cattiva idea, ne avevamo già discusso. Io trovo che sia un'idea intelligente dal punto di vista della utilità concreta per i cittadini, perché in questo caso pagherebbe soltanto chi usa e chi consuma e quindi chi inquina e non necessariamente tutti. Ci sono altre domande a cui ho risposto sul Matteo Risponde su Twitter, e ora ci buttiamo invece via via sulle questioni che su Facebook potete lanciare. Trovo che sia abbastanza interessante che si possa entrare nel merito di singole questioni, di singole discussioni. C'è chi chiede di tornare alla lira, c'è chi parla di disoccupazione. Tra l'altro abbiamo fatto un 1º maggio molto importante, perché il 1º maggio abbiamo finalmente avuto dei segnali positivi dal lavoro. Io ne sono molto molto felice, molto contento, ma abbiamo anche investito qualcosa come 3 miliardi e mezzo di euro, 2 miliardi e mezzo sulla cultura, 1 miliardo, chiedo scusa, 2 miliardi e mezzo sulla ricerca, 1 miliardo sulla cultura, per rimandare finalmente in campo una serie di iniziative per il nostro meraviglioso paese. Vado a prendere le prime domande che ci sono su Facebook, che trovo al volo. Matteo Morotti Pocognoli, dai l'indulto, non è una questione all'ordine del giorno, mi dispiace. Gabriele, un piano per il Sud è in programma. Gabriele, stiamo girando come dei globetrotter al sud, abbiamo fatto nelle ultime settimane, anzi negli ultimi giorni. Vado a ritroso. Matera, capitale della cultura, capitale europea 2019 della cultura. Assieme a Matera, assieme al presidente Pittella, al sindaco De Ruggeri, abbiamo firmato il patto per la Basilicata. Prima eravamo stati a Palermo, a Catania, a Reggio Calabria, a firmare i rispettivi patti per il sud, e prima ancora a Napoli. Domenico Camarda dice appunto com'è andata la visita a Palermo. Eravamo al deposito dei tram nel quartiere Brancaccio. Tra l'altro, per chi ama alcune delle figure straordinarie della storia di Palermo, il quartiere Brancaccio riporta alla mente la grande storia di padre Puglisi. Eravamo con il sindaco Leo Luca Orlando, con molti amministratori, deputati, sottosegretario Faraone, a discutere del patto per Palermo, ed è stata una buona riflessione. Trovate sul sito, così facciamo questo meccanismo di rilancio. Se potete pubblicare sul sito, lo dico allo staff, magari sul sito di Palazzo Chigi, immediatamente il patto per Palermo e per Catania. Ancora per la Sicilia non si è fatto. Che ne pensi del futuro dei giovani laureati in ambito letterario e filosofico in Italia? Giulia Stefano. Giulia, io credo che sia un ambito in cui, adesso mi farò ridere dietro, io penso che ci saranno molti posti di lavoro in ambito letterario e filosofico. Vi dico perché. Una delle cose di cui avremo sempre più necessità sarà la manifattura 4.0, l'informatizzazione, la digitalizzazione, e quindi ci saranno molti processi che saranno anche, si sarebbe detto una volta, automatizzati. Ma contemporaneamente vi sarà sempre di più bisogno di capire le radici e le ragioni della nostra identità e di un racconto possibile per l'Italia e per l'Europa dei prossimi 30 anni. Allora, le materie filosofiche, letterarie e culturali non saranno semplicemente un avanzo per chi non trova posto a ingegneria o a matematica, ma saranno una delle chiavi di sviluppo dei prossimi decenni. Io ne sono convinto, so di essere controcorrente, quindi mi perdonerete se su questa cosa magari qualcuno non la penserà allo stesso modo, ma ne sono assolutamente convinto. Ne è convinto come me Nonfup, che è laureato in filosofia, quindi a maggior ragione ne è convinto lui. Paolo Amici, come pensi finisca la corsa a sindaco di Roma? Quale avversario temi di più? No, io non temo nessuno,
ovviamente i romani sceglieranno il proprio sindaco, io fossi romano voterei Bobo Giachetti, ma in ogni caso credo che sia fondamentale rispettare il voto dei cittadini di Roma. Sono molto molto convinto che questo sia una grande occasione per la città di Roma a partire da quella candidatura di Bobo. Vito, Presidente, possiamo ritassare le imprese che investono in cultura? Vito, abbiamo già iniziato, Franceschini e anche potrebbe sicuramente sottolineare tutto il grande tema dell'Art Bonus. Chiedo anche qui allo staff di Palazzo Chigi se pubblica i dati dell'Art Bonus fino a questo momento. Unicredit ha investito sull'Arena di Verona, tra l'altro alla fine del mese Diego Della Valle, che aveva iniziato ancora prima, presenterà un grande passaggio ulteriore sul Colosseo, finalmente un lavoro meraviglioso che con un atto di mecenatismo, in questo caso l'imprenditore Diego Della Valle, Diego Andrea Della Valle, hanno fatto per il futuro di Roma. Ma ci sono Fendi ha lavorato sulla fontana di Trevi, tanti stanno lavorando per dare dei contributi, tanti imprenditori stanno lavorando per dare dei contributi alla cultura. Io sono grato a tutti loro perché credo sia un fatto straordinariamente positivo e importante. Felsa Sulcis Iglesiente, notizia sull'Alcoa, abbiamo incontrato questa mattina assieme al presidente Pigliaru e al sottosegretario De Vincenti i vertici mondiali di Glencore, abbiamo fissato che ci rivedremo tra 3 settimane, per noi è un fatto molto molto importante, molto molto difficile ma non impossibile, questo per me è un punto chiave, così come ho incontrato il 1 maggio la RSU di Euroallumina guidata da Antonello, il capo tribù come si è definito, e credo che sia stato un incontro importante per spingere alla riapertura anche di Euroallumina. Carlo Careddu, sono il candidato al sindaco di Olbia, anch'io del PD, verrai ad Olbia per parlare di Italia Sicura e Materolbia stiamo andando avanti, è una cosa molto importante come sai, e proprio oggi Pigliaro mi diceva che è molto soddisfatto del proseguimento dei lavori. Dario, io non capisco perché sei presidente, perché in questo paese c'è una costituzione che prevede che il presidente della Repubblica dia un incarico e se il Parlamento dà la fiducia uno diventa presidente del Consiglio dei Ministri. È accaduto sempre così negli ultimi 63 governi e accadrà così anche in futuro, perché la nostra riforma costituzionale comunque non tocca questo argomento. Continuiamo ad essere, che ne dicano alcuni costituzionalisti o cittadini non informati, la parte dell'incarico del Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio non viene toccata, non viene minimamente toccata, come la forma di governo non viene toccata. Matteo risponde: i lavoratori invisibili i lavoratori invisibili dell'Oil and Gas di Ravenna, non ho visto la domanda, purtroppo l'ho perduta, non si riesce a beccarli al volo. E comunque voglio ringraziare, perché i lavoratori di Ravenna mi hanno invitato a una bella mangiata di cozze dopo l'esito del referendum. Sicuramente insieme al presidente Bonaccini e al sindaco Matteucci verrò a Ravenna a festeggiare con le persone, gli 11.000 persone che non hanno perso il posto di lavoro. Credo che questa cosa che sta facendo Matteo sia una cosa unica che le persone sempre contro non apprezzano. Grazie Massimiliano. Comitato Sibi sceglie Tommaso Galantino, grazie a Tommaso, penso si riferisca al comitato per il sì alla riforma costituzionale, su cui bevo un goccio d'acqua e arrivo subito. Che cosa sta accadendo sulla riforma costituzionale? Dunque, per 30 anni ci hanno detto che bisognava fare una grande riforma del sistema bicamerale. Bisognava smettere di avere Camera e Senato fotocopia, doppioni. Per 30 anni ci hanno provato tutti, non ce l'hanno fatta gli altri. Adesso finalmente ci siamo, perché il superamento del bicameralismo paritario, il fatto che la fiducia la darà soltanto la Camera, il fatto che si riducono di un terzo i parlamentari, non si sono dimezzati, ma se vince il sì si riducono di un terzo i parlamentari, è una cosa enorme, tutto questo sta dentro la riforma costituzionale, insieme all'abbassamento dello stipendio ai consiglieri regionali, alla fine dei rimborsi per i consiglieri regionali, alla riorganizzazione del titolo quinto, cioè poteri più chiari tra regioni e Stato.
all'abolizione del CNEL e tante altre belle cose, questa roba qua sta insieme nel pacchetto del referendum costituzionale, per il quale si voterà a occhio, a naso, più o meno a metà ottobre. Dipende dalla tempistica di presentazione delle firme, ma si voterà a metà ottobre. Cosa abbiamo detto noi? Ho fatto un intervento su questo a Firenze la settimana, anzi no, due giorni fa. Noi abbiamo detto, anziché lasciare questo dibattito soltanto negli addetti ai lavori, coinvolgiamo i cittadini, portiamoli in piazza, portiamoli a discutere, portiamo i comitati, è una cosa meravigliosa. Formati da quante persone? Formati da 5 a 50 persone, quindi comitati anche mignon fino a 50 persone, che si autofinanziano e che vanno casa per casa a, come ha detto Tommaso prima, a lavorare per lanciare, rilanciare con forza il grande messaggio del sì al referendum, che vuol dire sì a un'Italia più semplice, con meno politici e più politica e con meno ruolo per le regioni come le abbiamo viste fino ad oggi. Credo che sia un fatto positivo. Felice Vatta, Trieste libera. Ora io non so cosa si riferisca a Felice Vatta, so che Trieste è con il Porto Vecchio dentro l'elenco delle città destinatarie di un grandissimo investimento fatto, e sono molto molto felice di questo, un grandissimo investimento fatto dalla governo, il 1° maggio, 1 miliardo di euro, lo dicevamo prima. Prego lo staff di mettere l'elenco degli interventi che abbiamo finanziato, mi pare che siano 50 milioni per il Porto Vecchio di Trieste, come a naso 25 per la cittadella di Alessandria, ci sono per Capodimonte, ci sono per Pompei, ci sono per Brera, per gli Uffizi, per le Tremiti. Un abbraccione a tutti quelli che dicevano, ho detto un abbraccione, non un ciaone, un abbraccione a tutti quelli che dicevano che noi avremmo attaccato il mare. Noi alle Tremiti diamo 20 milioni con il complesso San Nicola, quindi tutto l'elenco dei dati che poi Franceschini ha presentato alla stampa, per piacere se li potete mettere in modo tale che possiamo dare il segnale della ripartenza. Quindi non so se Trieste Libera si riferisse a un grido del passato o a una lista civica o a qualcosa, so che Trieste è oggettivamente una delle realtà più valorizzate dal nostro intervento dell'altro giorno del 1° maggio. Prendo un po' di domande da Twitter, se riesco a far, ecco là, vediamo che domande c'è su Twitter. Ci sono i troll e ragazzi, io che ci posso fare, i troll non ci possiamo fare niente. Qui ci sono le discussioni, appena hanno finito di litigare con i troll, qui posso dirvi se ci sono delle cose, no, tutti stanno meraviglioso, cioè, noi siamo pronti. Matteo Renzi, tu hai le risposte già belle pronte come la settimana scorsa. Luca chiocciola dottor Watson, io mi pare di rispondere a tutte le domande, a quelle che sono serie, e volentieri rispondo anche a te quando avrai voglia di fare una domanda specifica. Regolarità contributiva a imprese creditrici di enti pubblici, questo è un tema importante, la semplificazione fiscale e burocratica deve essere più rapida, qualcosa abbiamo fatto e credo che sia un primo passo, ma ancora non basta. Marina Rainieri, è vero che gli stipendi dei dipendenti pubblici saranno legati al merito? In parte, in teoria, dovrebbe già essere così, purtroppo troppo spesso ci sono premi a pioggia per tutti e questo è un argomento che va finalmente riorganizzato. Firenze Sud è diventato un incubo, Matteo, quando parte la terza corsia, Firenze Sud incisa, questo è un tema che seguivo da sindaco, lo segnalerò al sindaco Nardella e all'amministratore delegato di Autostrade Castellucci. Fabrizio Wewe Coraggio, nucleare, non so cosa tu voglia dire, come è noto noi sul nucleare abbiamo già detto la nostra, abbiamo già detto di no. Alessandro Maurizio, aiutate le partite IVA, se stiamo male moriamo di fame, questo è un tema complicato, lo statuto dei nuovi lavori, così lo abbiamo definito, e l'attenzione alle partite IVA era una delle discussioni del penultimo Matteo risponde, dove parlavamo del Jobs Act, dei nuovi lavori con Tommaso Nannicini. Volentieri magari dedichiamo un'altra discussione su questo. Marco Di Giacomo, sciacquati la bocca quando parli del Molise. Via, prendiamo un po' una polemica. C'è stata una polemica perché io ho detto l'altro giorno, non mi ricordo se ero a Matera, dove ero, che le piccole regioni sono meno forti nel fare promozione all'estero. E alcuni amici del Molise hanno detto che io faccio una polemica contro il Molise, perché ho detto è più difficile per il Molise fare promozione all'estero. Ho detto il Molise perché è la più piccola, ma avrei potuto dire la Liguria, così facciamo arrabbiare anche i liguri, o avrei potuto dire l'Abruzzo, o avrei potuto dire altre regioni.
Il punto è che le regioni, la promozione internazionale all'estero, la fanno peggio che non lo Stato centrale. Vi sembra che sia una cosa particolarmente scandalosa dire che è meglio che sia lo Stato centrale a fare promozione turistica come Italia, anziché andare come Molise, Abruzzo, Liguria? Io non capisco perché, per quale motivo ci sia stata questa polemica che francamente mi dispiace, mi scoccia un po'. Tra parentesi, il CIPE del 1° maggio ha stanziato dei soldi importanti per l'acquedotto molisano, lo sa bene il presidente Frattura, a cui va la mia amicizia e la mia stima, e su questi temi torneremo a discutere, magari verrò a visitare anche il Molise appena possibile, lo farò con grandissimo piacere. Burak Guller, cosa ne pensi della disoccupazione? Beh, la disoccupazione sta diminuendo, però ancora piano. Noi, da quando io sono qua, da quando sono su questa seggiola, e poi questo è un tavolo, ma diciamo su questa seggiola, noi siamo scesi come livello di disoccupazione da un livello superiore al 13% all'11,4%, che però è ancora alto. Ci sono 373.000 disoccupati in meno, secondo l'Istat, da quando io sono a Palazzo Chigi. Quindi dovremmo essere contenti. Altri paesi festeggiano per risultati molto più bassi. Però io non sono contento, perché ritengo che invece ci sia ancora molto molto da fare. Quindi il mio messaggio sulla disoccupazione è che dobbiamo continuare a lavorare e farlo in modo molto molto forte e deciso, e anche, se mi permettete, molto... direi incessante, ecco, questa è l'espressione. La lotta contro la disoccupazione deve essere incessante. Andiamo su, torniamo su Facebook. Domitilla D'Amico, tasse. Anche questa domanda a piacere. Tasse un po' le abbiamo ridotte. 16 giugno facciamo festa perché non c'è più l'IMU e la TASI prima casa. Poi abbiamo, e credo che sia non male, l'operazione dell'IRAP costo del lavoro. Poi abbiamo un'operazione che mi sembra importante per le aziende, il superammortamento al 140%. Poi abbiamo gli 80 euro. Poi abbiamo l'operazione dell'IMU e IRAP agricola per i coltivatori diretti, gli agricoltori. Tra parentesi, saluto la Coldiretti, che sta facendo un giro importante in tutta Italia. È stata recentemente a Bologna. Io andrò in una delle prossime tappe per dare un segnale forte di vicinanza a questo mondo. E ci sono poi gli incentivi sul lavoro. Quindi noi di abbassamento di tasse ormai siamo esperti, però c'è ancora molto da fare. Omar Grataroli scrive: mi fai vomitare. E detto, vabbè, ti do un suggerimento, Omar, in via d'amicizia, fai una cosa: se hai questi effetti collaterali che sono un po' noiosi, spengi Facebook oppure cancella la mia pagina, perché io non vorrei che tu ti trovassi in condizioni di difficoltà, magari sul tavolo, in ufficio, a casa. Quindi lo faccio per te, nessuno di noi ci rimane male e almeno tu stai un pochino meglio. Cosa ne pensa del presidente Zaia di rendere il Veneto regione autonoma? Io credo che, come è ovvio, le regioni autonome sono regioni che hanno una loro motivazione legata alla storia del nostro paese, e che quindi possiamo discutere di maggiore attenzione, di maggiore interventi. Io sono pronto a discutere con Zaia nel merito di ogni questione, ma certo non esiste né l'ipotesi di una secessione né l'ipotesi di ulteriori forme di autonomia a qualcuno piuttosto che a altri, a tutti o a nessuno le stesse regole. Paolo Lupetti, vieni il 28 maggio a Castelnuovo di Garfagnana, una partita di beneficenza per i bambini autistici. Paolo, mi piacerebbe tanto. Il 28 maggio peraltro è il giorno, cos'è, il sabato, torniamo dal Giappone, dal G7, quindi non ci sarò, però tanto salutami Castelnuovo Garfagnana, zona meravigliosa per i toscani e non soltanto per i toscani. E aggiungo, lasciami dare un abbraccio speciale alle famiglie e ai bambini autistici. Noi abbiamo fatto finalmente una legge sull'autismo, ne sono molto fiero. Adesso siamo a chiudere la legge sulle unioni civili la settimana prossima, poi la legge sul terzo settore e poi la legge sul dopo di noi sono parte della vera identità di questo governo, che è un governo attento alle questioni dei diritti, alle questioni sociali, alle questioni civili. Un grande applauso alle famiglie dei bambini autistici e un grande abbraccio a questi bambini,
troppo spesso dimenticati dalla politica negli ultimi anni, a cui finalmente la legge ha consentito di avere uno spazio in più. Tra l'altro il sottosegretario Davide Faraone, lo dico perché lui ha scelto di rendere pubblica questa vicenda, ha parlato in un libro della sua storia personale, di una figlia, di sua figlia. Io vi suggerisco, se avete voglia e tempo, di approfondire queste tematiche, che sono particolarmente belle, toccanti, difficili, ma anche che ci rendono orgogliosi di quello che siamo come italiani. Allora, l'aeroporto di Reggio Calabria è al collasso, i biglietti da Milano a Reggio costano il triplo. Domenico Santoro, ho segnalato questa questione dell'aeroporto di Reggio l'altro giorno al ministro Delrio, che era con me. Dunque, stiamo parlando del 30 di aprile a Reggio, abbiamo inaugurato il Museo dei Bronzi di Riace, anzi, chi può, possiamo postare le foto o comunque il video della visita ai bronzi, museo archeologico meraviglioso, guidato tra l'altro da un giovane archeologo calabrese di 44 anni, che dopo esperienza all'estero è tornato in Italia per guidare questo museo, e credo che sia importante che si possa valorizzare il museo. Ma se non si può arrivare a Reggio è un casino, quindi il tema della gestione dell'aeroporto è cruciale, oltre che in prospettiva del collegamento infrastrutturale, perché noi dobbiamo fare a Salerno Reggio Calabria, poi dobbiamo mettere a posto, 22 dicembre si inaugura, poi dobbiamo mettere, ne parlavamo con il sindaco Falcomatà e con il presidente Oliverio, se già alcuni treni non li facciamo, quando aprirà Napoli a Fragola, li facciamo saltare a Napoli Centrale, uno o due treni, come succede a qualche treno che salta a Firenze, a qualche treno che salta a Bologna, eccetera, e possiamo fare direttamente, recuperiamo 40 minuti, così mi spiegavano, nel collegamento Roma-Reggio Calabria. Va poi lavorato sull'alta velocità, e quando si sono fatte la Salerno-Reggio Calabria, la 106, in Sicilia, quando finalmente si mettono a posto le strade che sono crollate, abbiamo lo scorso 30 aprile riaperto al traffico e al transito un pezzo di una strada che era stata colpita da un danneggiamento, abbiamo messo più soldi sulla manutenzione, ecco, a quel punto potremo finalmente parlare anche della questione, della vexata questio del ponte sullo stretto. La scuola nazionale di amministrazione verrà rilanciata, fu creata per essere in Italia ma sembra un fallimento, Matt Filippini, Filippin, saluto dal Collegio d'Europa. Non è vero, via, bisogna dire la verità, bisogna investire di più sulla scuola di pubblica amministrazione, nei decreti Madia c'è anche questo. Stefano Chirco, Porto Genova, non so qual è la domanda, è nel piano dei porti strategici, ci sta lavorando, devo dire, in buon accordo sia Ministro Delrio che il Presidente Toti, sono di opinioni diverse ma stanno lavorando bene. Luca, vieni il 30 settembre al mio compleanno a Molfetta, Luca, un abbraccio, buon lavoro. Matteo, le pensioni sui lavori usuranti, dacci delle info. I macchinisti delle ferrovie non possono fare fino a 67 anni. Come sapete, ci siamo impegnati sulla grossa questione del tema delle pensioni a intervenire da qui al, diciamo, nella legge di stabilità 2017. Davide dice: ma come mai hai telefonato a Pino Maniaci? Lo richiameresti? Beh, Pino Maniaci era considerato una delle icone dell'antimafia, e come tanti ho dato a lui la solidarietà dopo quello che sembrava un attacco, una minaccia di natura mafiosa. Oggi i giornali hanno scritto, oggi le indagini ottimamente coordinate dal procuratore capo della procura della procura della Repubblica di Palermo, Lovoi, hanno dimostrato che non era così, e quindi credo che evidentemente oggi non rifarei quella telefonata, che era una telefonata peraltro di solidarietà contro la mafia. Altri soldi per le scuole, Alessio Calamandrei, questo è Alessio Calamandrei, il sindaco dell'Improneta, t'ho beccato, t'ho sgamato, Alessio Calamandrei è il sindaco di un comune vicino a Firenze, il comune dell'Improneta, che chiede altri soldi per le scuole, sostanzialmente è un lobbista, ecco un lobbista, i lobbisti della scuola, chiede più soldi, peraltro sembra quasi fatta apposta, anzi non escludo che si sia messo d'accordo con qualcuno, perché domani 5 maggio alle 11 credo, o alle 12, al MIUR, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini con 52 sindaci presenterà, molto bello e molto importante,
l'elenco delle 52 scuole innovative che hanno ottenuto i soldi della legge di stabilità. Quindi Alessio Calamandrei, non escludo che si fosse messo d'accordo con qualcuno, però battute a parte, credo che si debba comunque lavorare. Matteo, fammi un saluto, ti prego. Paolo di Trapani, vi prego, ragazzi, sembriamo alla radio. Francesco Giovannangelo, riforma sulla prescrizione. Ecco, fermiamoci un attimo e parliamo di giustizia. Tra l'altro stanno parlando pochi, io vorrei invece discutere molto di quello che è successo, perché sapete che oggi i giornali aprono: ah, il PD grida al complotto dopo quello che è accaduto a Lodi. Allora mettiamo le cose in ordine. Il PD non grida al complotto nel modo più assoluto. Il PD, quando ci sono delle indagini, dice ai magistrati: prego, andate avanti, noi invitiamo i magistrati a indagare, noi siamo dalla parte di quelli che pensano che quando c'è un'indagine si debbano aiutare i magistrati a svolgere le indagini nella più ampia libertà. Questa è la posizione del Partito Democratico, oltre che del Presidente del Consiglio. En passant la posizione, non en passant il Presidente del Consiglio. Il punto chiave qual è però? Il punto chiave è che quando mi dicono, quindi chiarito che noi rispettiamo i magistrati, aspettiamo le sentenze, vogliamo, non crediamo ai complotti, eccetera, quando mi dicono però voi sulle dovete fare sulla prescrizione, sveliamo un segreto anche a parte dell'opinione pubblica e della stampa e dei giornalisti e dei media e della classe dirigente, dei politici e dei frequentatori del talk show, tutti quelli che volete voi. Il punto vero è che se c'è un governo che ha fatto degli interventi sulla prescrizione, sulla corruzione, questo è il nostro governo, perché c'è chi sta dietro agli articoli di giornale e dice che non abbiamo fatto quello che è, e poi c'è chi sta dietro agli articoli del codice penale, che è una cosa un po' più seria. Noi abbiamo modificato l'articolo del codice penale 318 e 319 alzando le pene della corruzione, è chiaro? Oggi se rubi rischi di più di prima, rischi una condanna maggiore, grazie al governo legge 69 del 2015, maggio 2015, Presidente del Consiglio Renzi, Ministro della Giustizia Orlando. Primo, di conseguenza più dura la pena sulla corruzione, più dura la pena sulla prescrizione, più lungo il tempo di prescrizione. Abbiamo fatto con il decreto legge Madia, decreto legge 90 del 2014, Presidente del Consiglio Renzi, Ministro della Funzione Pubblica Madia, il decreto che consente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla quale abbiamo indicato, alla cui presidenza abbiamo indicato Raffaele Cantone, di poter commissariare i lavori che non funzionava. Mi pare sia articolo 32, non mi ricordo l'articolo famoso, che è una novità straordinaria, un quid novi dell'ordinamento giuridico. Questo ci ha permesso di salvare Expo, che un anno fa di questi tempi iniziava, questo ci ha permesso di salvare Mose, questo ci ha permesso di commissariare molte opere pubbliche e private in corso di realizzazione in Italia. Ma l'abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto la legge nuova sugli ecoreati, e la legge 69 del 2015 rende più duro, a proposito di articoli, il 416 bis. Ma ve lo ricordate il 416 bis e le polemiche? Perché si diceva che era un articolo durissimo, che metteva in difficoltà i mafiosi, che metteva in difficoltà i camorristi. Noi l'abbiamo reso ancora più duro. Questa è la posizione del nostro governo sulle leggi. Poi naturalmente si può discutere di tutto, ma il dato di fatto è che questo governo, in termini di lotta alla corruzione, ha fatto quello che tanti altri non avevano fatto. Se a questo aggiungete che abbiamo fatto il falso in bilancio e l'autoriciclaggio, e accanto a questo però ci abbiamo messo la responsabilità civile dei magistrati, che è un principio sacrosanto che da troppo tempo era rinviato, e l'abbiamo fatto in nome e in memoria di Enzo Tortora, beh, il quadro è chiaro. Questo governo ha fatto pene più dure sulla corruzione, Autorità Nazionale Anticorruzione, pene più dure sul 416 bis, tempo più lungo per la prescrizione, ecoreati, falso in bilancio, autoriciclaggio, responsabilità civile. E poi il provvedimento sulle ferie, che è stato molto contestato, non capisco perché, francamente, perché principio di buon senso dire che non ci devono essere 45 giorni di ferie per i magistrati, mi sembra evidente, no? Bene, questo è quello che abbiamo fatto noi in questi anni, 2 anni. Poi, naturalmente, il modo migliore
per combattere la corruzione, che la gente non rubi e che quando viene beccata vada in carcere attraverso i processi e le sentenze. E noi rispettiamo i magistrati e aspettiamo le sentenze. Sono andato molto lungo. Pia De Santis, Equitalia. Pia, un messaggio secco, chiaro. Seguite Ernesto Maria Ruffini, ci sono novità in arrivo su Equitalia. Saranno molto interessanti. Ernesto Maria Ruffini è l'amministratore delegato. Giuseppe Calabro, il ponte sullo stretto, ne ho già parlato e ne ho parlato prima. Alice Rita Serra, con la chiusura al COA 1000 famiglie senza lavoro. Noi siamo infatti impegnati perché non ci sia la chiusura dal COA e si riapra Euroallumina. IRPEF, Francesco Savorani, abbiamo iniziato con l'operazione degli 80 euro. L'ideale sarebbe poter ridurre le fasce dell'IRPEF, sono 5 ad oggi, 23, 27, non mi ricordo se qua dopo 37, non vorrei fare una gaffe, 41, 43, non mi ricordo quali sono le 5 fasce, direi che ci sono andato vicino. Il punto vero sarebbe ridurle. Nel programma di Italia Bene Comune del centro-sinistra del 2013 c'erano due sole aliquote e anche in quello del centro-destra, però poi alla fine è trovare il modo di avere i quattrini su questo, vediamo se riusciremo a farlo. Francesco Vaccaro, cosa avete fatto per la Sicilia tralasciando i patti? Beh, se lei guarda i patti ci trova i fatti, scusi il gioco di parole, anziché comprare una vocale come facevo da piccolo con Mike Buongiorno, ho comprato una consonante. Giovanni Rodà, valorizzare l'Università del Sud, presidente, ci proviamo Giovanni, tra l'altro lasciatemi dire che il presidente della CRUI, della conferenza dei rettori, è il rettore della Federico II, prima era il rettore di Bergamo, siamo disponibilissimi, ci siamo già incontrati, siamo pronti a lavorare ulteriormente per dare un segnale in questo senso. Jenny Femmina, trovami un lavoro, hai sbagliato persona, ti auguro di trovarlo, ma non sono certo io quello che può trovare lavoro, è finito il tempo in cui si andava dai politici per creare lavoro, i politici devono creare le condizioni per cui in una domanda pulita, onesta, basata sul merito, si possa trovare lavoro nell'incrocio tra domanda e offerta. Emilio Ciccia, un aiuto in più alle persone anziane, ci proviamo, una cosa un po' complicata in termini. Attenzione, Domenico Vai, alle scuole in provincia di Caserta la maggior parte non hanno sedi. Parlane dell'edilizia scolastica, è una delle grandi priorità, tra l'altro una delle scuole messe peggio in assoluto era proprio una scuola in provincia di Caserta sulla quale stiamo intervenendo, vediamo se vi dico come si chiamava la scuola, è a Pedimonte Matese, provincia di Caserta, era stata eletta la scuola peggiore italiana dopo anni di appello, adesso abbiamo finalmente messo i soldi per i tetti e gli interni, soldi e lavori pronti a partire. Angelo Calà, in Sicilia ci sono strade come la 120 importantissima, che non viene ammodernata, ci sono 820 milioni sulla manutenzione, questo mi domanda se taglio i baffi a D'Alema e direi non è un mio tema. 6.75 presidente come me salutami, io ragazzi sta storia del saluto io ve lo faccio, poi mi dicono che sono per il ciaone e che non va bene. Interessante ancora sulla Sicilia, poi mi fermo, i sindaci Vienna e Caltanissetta le hanno chiesto un incontro sul patto per la questione sacrosanta delle aree interne, l'affronteremo nel patto per la Sicilia. Andiamo un attimo su Twitter che mi sembra stiamo un po' ignorando, vediamo che messaggi ci sono. Eccolo qui, vediamo se ci sono delle domande sul Matteo Risponde. Io ho dei problemi all'aggiornamento di Twitter e vabbè, niente, oggi proprio Twitter non mi è un problema mio, evidentemente, stanno adesso cercherò di aggiornarlo in un altro modo. Andiamo avanti, torniamo su Facebook, sono le 18:36 minuti, siamo in diretta sul Matteo Risponde, il quarto Matteo Risponde, ci sono con noi in questo momento 8.100 persone, abbiamo raggiunto 290.000 persone. Amazzini Luca, carceri piene? Beh, in realtà Luca abbiamo ridotto il tema complicato del superaffollamento carcerario, guarda le statistiche, prego lo staff di mettere su Palazzo Chigi i dati del ministro Orlando sulla riduzione della
del sovraffollamento carcerario. Emilio, aiutate i liberi professionisti, a noi non ci tutela nessuno. E Alberto Andrea Mazzuccato la Cirinna. Allora, il primo Emilio sui professionisti, ma la questione è molto complessa, nel senso che vuol dire aiutare i professionisti? Aiutare i professionisti, secondo me la priorità oggi è lottare contro la burocrazia, e su questo spero che si possa fare nei prossimi mesi, in vista del lavoro sulla stabilità, un'operazione di semplificazione complessiva, anche per dare un segnale finalmente alle persone che non hanno un posto di lavoro fisso e stabile. Invece sulla Cirinna, l'abbiamo già detto, credo che sarà ormai questione di qualche giorno, e credo che sia un fatto molto positivo che finalmente si chiuda questa vicenda, che è una vicenda che è durata fin troppo. I 500 euro verranno dati anche a chi compie 18 anni nel 2017, Luca? Sì, ancora non abbiamo sbloccato l'operazione per il 2016, ma sicuramente lo faremo sul 2017. Alessandro Carbone: Matteo, quanto prendi di stipendio? L'ho già detto più volte, più di 5.000 euro netti al mese come stipendio, e ovviamente è un ottimo stipendio, e credo che sia importante che gli stipendi dei politici non superino di troppo queste cifre. Ecco, questo è un passaggio importante. Per questo chi voterà sì al referendum di ottobre ridurrà lo stipendio ai presidenti di regione e ai consiglieri regionali. Un'opera di bene che si potrà fare. Basta un sì per ottenere anche questo risultato. Mi spiegate perché date le concessioni a Enel quando avete un'azienda come TIM, Massimiliano Ranieri? No, Massimiliano, noi non diamo le concessioni a Enel o a TIM. Cerchiamo di spiegarci. Al di là della proprietà, che è diversa, sono due aziende private che stanno sul mercato, che sono quotate in borsa, dove Enel ha ancora una presenza importante dello Stato, TIM no. Ma non è questo il punto. Ma noi non diamo delle concessioni. Noi facciamo delle gare, dei bandi, a cui parteciperanno vari soggetti, posso immaginare che ci siano sia Enel che TIM, per prendere i soldi della banda larga nelle aree C e D, cioè nelle aree in cui poca vela, cioè in cui la banda larga altrimenti non arriverebbe, ok? Le aree, utilizzo un termine giuridico, le aree sfigate. Nelle aree sfigate o metti i soldi pubblici o la banda larga non arriva. Ok, e questo è andato di fatto. Ci sarà una gara e poi vedremo chi vincerà questa gara. Diverso, seguitemi su questo perché è importante, è il passaggio sulle aree invece appetibili per il mercato. Enel deve cambiare i contatori. Voi avete a casa un contatore, se siete clienti Enel, vi cambiano il contatore e diventa un contatore intelligente, ancora più intelligente di quello di oggi. Ci aiuta sta cosa, perché recuperiamo sull'efficienza energetica, molto interessante. In più il contatore intelligente fa mille altre cose, è un punto di riferimento poi per la domotica, cioè per tutta la parte di digitalizzazione che aiuta in un certo modo a vivere meglio la casa. Pensa all'anziano che è solo, ci sono degli allarmi che possono partire direttamente per il 118, oppure pensa come in prospettiva questo tipo di strumenti intelligenti, contatori intelligenti, possono aiutare a dialogare tra le singole case e le centrali operative. Pensa anche alla sicurezza, è un altro tema su cui tutto ciò che è domotica può essere incoraggiante. Dopodiché questo contatore ci aiuta perché ci puoi portare internet banda ultralarga in casa. Quindi Enel ha fatto una serie di operazioni partendo da 5 città, che sono Venezia, Perugia, Bari, Catania e Cagliari, per intervenire in modo, credo, molto significativo e positivo, non con una concessione nostra, ma con un'operazione di mercato fatta da Enel. È chiaro? Poi se mi chiedete del contatore digitale, vi dico anche che noi siamo contenti che ci sia il contatore digitale. Contatore digitale significa che ci saranno 2.000 elettricisti che lavoreranno nei prossimi mesi. È tanta roba. E aggiungo, e chiudo su questo, che naturalmente questo non vuol dire che siamo contro TIM, anzi noi ci auguriamo che TIM, una grande azienda, possa crescere sempre di più. Andiamo più rapidi, veloci.
Sei instancabile, complimenti, grazie mille Piero. I contatori intelligenti ci controllerà e così verrà almeno quel poco di privacy. Alberto, ma che dici? Ma non diciamo, chi ti controlla? Maria Grazia, reddito alle casalinghe. Maria Grazia, ora mica facile, cioè il reddito alle casalinghe è un po' complicata, anzi parecchio. Ilaria, la pubblicità occulta per modo di dire ad Apple. E c'ho un Apple, se prendo un altro computer che va arrabbiate lo stesso. Cioè, c'ho l'Apple, va bene, c'ho l'Apple, che ci posso fare? Questo costante riferimento, c'è la pubblicità occulta. Se vi metto sopra se vi tappo la mela, non è che vi tappo la mela nel senso metaforico, è evidente che non è che cambia chissà che cosa, sempre Apple è. E date anche una tranquillata, un po' di calma, una tranquillizzata, ragazzi. Cioè, uno c'ha un computer e lo usa, non è che può subito immaginare, ah, schiavo delle lobby, e dai, cioè, mamma, e dai, senti come parlo. Va bene, andiamo avanti. Valentina, Renzi, ma sti 500 euro per i 18enni dove sono? Ve l'ha spiegato l'altra volta Nannicini, sono in arrivo, perché prima tutti a fare la faccia, Renzi c'ha il bonus, adesso che li diamo dopo le elezioni, perché sennò ci dicono che vogliamo prendere il voto dei 18enni, però li volevo prima, mai una gioia, comunque arrivano e va bene. Voli su Catania oltre che su Calabria, beh, i voli su Catania stanno andando molto bene, I voli su Catania, credo che sia oltre i 7 milioni dall'aeroporto di Catania, anzi fatemi dire che l'altro giorno quando sono andato a Catania c'è stato un atterraggio di fortuna che non si era aperto il carrello e è stato bravissimo il pilota, gli ho fatto i complimenti, l'ho sentito per telefono e sono stati bravi anche quelli dell'aeroporto di Catania, complimenti, complimenti, complimenti. Giuseppe, per la ricerca ci sono 2 miliardi e mezzo, l'ho detto prima, Annalisa, tanto cadrai prima o poi, il tempo è gentiluomo, cara Annalisa. Grazie, se è un augurio politico, dico vedremo, nel senso che è la bellezza della democrazia, prima o poi cadrò, prima o poi me ne vado, questo non c'è dubbio, spero di non cadere, mettiamola così, se è un augurio fisico il tempo sarà anche gentiluomo, ma mi sembra un messaggio iniettatore, spero di restare invece in piedi. Lorenzo Angiola, i 365 lavoratori Natuzzi in cassa attendono risposte concrete. Lorenzo, io sono stato molto contestato a Matera dai lavoratori della Natuzzi, oltre che da un gruppo politico. A Matera c'erano due grandi gruppi di contestazione, c'era il gruppo della Natuzzi e il gruppo di sinistra italiana, che era lì che fischiava con i fischietti, e sono punti di vista, cioè a chi piace cambiare le cose fischiando e a chi piace invece provare a sporcarsi le mani e a rischiare più che a fischiare. Ma ai lavoratori della Natuzzi dico che l'accordo che è stato siglato, peraltro se non vado errato anche dai sindacati della Natuzzi e dei lavoratori della Natuzzi, è un accordo importante che ha rimesso in fabbrica un po' di persone, non tutte, lo capisco, mi rendo conto, noi siamo sempre pronti a incontrare chi è rimasto fuori da questo accordo, ma e lo ha fatto Claudio De Vincenti a Matera incontrando 3 delegati del gruppo rimasto fuori, ma l'accordo che è stato siglato è un accordo che ha permesso alla Natuzzi di ripartire. Ti seguo da quando ti sei presentato da Maria De Filippi, Nunzio. La vita, c'aveva anche il chiodo, me lo metto più il chiodo perché è successo un casino, una volta ho messo il chiodo, ti ringrazio comunque Nunzio. Ruggero, il master plan per il sud in realtà toglie risorse al meridione, perché? Ruggero, ma come si fa a dire cose di questo genere? Ma dove può arrivare la propaganda? Stiamo portando una vagonata di quattrini e qualcuno, qualche grande statista dice state togliendo soldi al meridione, ma scusate, se veniamo con gli impegni, con i soldi, con i quattrini, ci diamo delle date per spendere sti soldi e siamo d'accordo su come spenderli, come fate a dire che togliamo i soldi? Ma iniziate a spendere i soldi che ci sono e che non sono stati spesi per decenni da una parte della classe dirigente e anche del mezzogiorno, perché poi iniziamo a dirle per bene le cose, perché poi uno se no si scalda. Ci sono stati anni in cui la classe dirigente del mezzogiorno ha buttato via le risorse europee, mica tutta, con lodevoli eccezioni. Ma l'idea di fare i patti per il sud serve esattamente a questo, a sancire i reciproci impegni e a dire chi spende, come, quando e perché. Spero che sia chiaro, Ruggero, che non c'è nessun soldo tolto, senti come dico, nessun tolto soldo. Andiamo rapidissimi. A quanto lo fa il presidente il set completo delle pentole mondi al casa, Vincenzo Nuzzi? A 9,99. Andiamo avanti. Tasse universitarie, più coerenza. Gaetano, siamo pronti a intervenire su questo, però è un tema complicato. Spero che
già nelle prossime settimane ci possa essere qualche segnale positivo. Per le rinnovabili e il fotovoltaico, Dante, come mai sono stati aboliti gli incentivi? Eccoci qua. Dante, è finito il tempo degli incentivi per le rinnovabili. Le rinnovabili ormai stanno diventando e devono diventare competitive senza gli incentivi. Così chiariamo anche questo punto degli incentivi, perché se no poi si fa un po' di casino. Allora, intanto c'è una che mi scrive: Lara, un accenno d'inglese, un apostrofo accenno d'inglese. Io non parlerò benissimo inglese, ma te, Lara, impara l'italiano, perché un apostrofo accenno d'inglese, essendo maschile, non ha bisogno della meravigliosa espressione che hai utilizzato nel titolo. L'ho detto scherzando, naturalmente. Dopodiché io so che il mio inglese non è granché, ci scherzo sopra, e uno shish cordiale e affettuoso a tutti. Torniamo alla questione degli incentivi. Gli incentivi vanno bene se poi tu crei una filiera. Se sulla base degli incentivi che dai crei dei posti di lavoro. Invece in passato sono dati incentivi che sono stati pagati dai cittadini, che non a caso hanno una bolletta energetica più alta degli altri paesi europei, e non si è creata una filiera. Si è diffuso il fotovoltaico, le rinnovabili, ma non si è creata una filiera. Allora, adesso il tema non è mettere nuovi incentivi, ma fare delle grandi operazioni sul rinnovabile, sul fotovoltaico, sull'eolico, lavorare sulla tecnologia. Eni è in procinto di fare importanti dichiarazioni in questo senso, in questo settore. Altre grandi aziende stanno lavorando, Eni e Green Power, però smettiamo di pensare che il futuro dipenda dagli incentivi, il futuro delle rinnovabili. Mattias, cosa pensi se l'Unione Europea diventasse uno Stato solo? Diciamo che un po' un grande sogno, un sogno degli Stati Uniti d'Europa, un sogno bello, affascinante, suggestivo, mi sembra non vicinissimo. Detto questo, vi segnalo domani una giornata impegnativa, anzi guarda, con il permesso di Filippo Sensi adesso faccio l'agenda di domani, così la raccontiamo tutta. Domani sarà una giornata molto impegnativa sui temi europei, molto bella. Domani a pranzo viene qui la Merkel, prima verrà Frans Timmermans, che è il primo vicepresidente della Commissione Europea, già ministro degli esteri olandese, grande tifoso della Roma, non so bene perché. Poi viene la Merkel a pranzo, faremo conferenza stampa insieme, poi vengono Juncker e Schulz qui, poi con Juncker, Schulz e Tusk andiamo in Campidoglio, dove si sono firmati i due trattati istitutivi delle comunità europee nel 1957, era il 25 marzo del 57. Tra l'altro il 25 marzo sarebbe anche il capodanno fiorentino, eppure pisano, ma so che non ve ne frega niente, quindi la salto. Il giorno successivo, sì, capodanno fiorentino e pisano, non fate questi versi, naturalmente Bellacci non è preparato. Il giorno successivo, abbiamo la mattina successiva, abbiamo, ed è molto importante e molto significativo, l'appuntamento prima con Petro Tusk e poi molto significativo e importante in Vaticano, verrà dato il premio Carlo Magno a Papa Francesco. Al pomeriggio a Firenze, State of the Union, dibattito sul futuro dell'Europa con il primo ministro di Malta e Tony Barber dell'Economist. Ho fatto l'elenco sulla parte europea, so che non tutti sarete entusiasti di questo, però molti invece saranno felicissimi della presenza domani a Palazzo Chigi della nuova Giulia, che quindi è una cosa bellissima, nuova Alfa Romeo, riparte, è una bellissima notizia per l'economia italiana, per l'Alfa, per Cassino, per i porti italiani che avranno più lavoro, ed è anche una bellissima notizia per chi adora l'Alfa Romeo, sarà qui il presidente del CAN e l'amministratore delegato Marchionne. Vedremo anche domattina quelli di Sisco, che hanno fatto investimenti interessantissimi in Lombardia e in Campania. Insomma, domani bella giornata intensa di lavoro, come sempre del resto, sperando di poter dare una mano al nostro paese. Stiamo a 9 minuti dal traguardo. Matteo, come rispondi a Salvini che ti ha interpellato? Non sapevo che Salvini mi avesse interpellato, e va bene, quindi non rispondo. Non so che cosa ha detto. Cosa ha detto Salvini? Si può riferire a una parolaccia? Non si può dire, va niente, perfetto. Vabbè, ognuno risponde come vuole. Legalizzazione della marijuana, Max Ferrari ha un evergreen su questo, come sapete non è un tema d'ordine del giorno,
Stefano, con il patto per il Sud, il Mezzogiorno ripartirà, voglio sperare. PIL 2016-17, usciamo dalla palude, facciamo positivo sia il 16 che il 17, mi sembra un passo in avanti. Antonio Rossetti, perché leggi solo quello che vuoi leggere? Antonio, vorrei vedere te. C'ho tre telecamere davanti, un telefonino, Twitter che non mi funziona, costantemente a guardare Facebook e riesco a prendere quello che passa. Talvolta prendo degli insulti, talvolta prendo delle cose positivo. A quando il centro di sviluppo app di Napoli, Moreno, credo che sia una questione che dovrebbe partire a settembre, così mi dicono dalla regia. Andiamo avanti, scuole di specializzazione medicina, Angelo Ranieri, non so qual è la domanda, potrei dire politicamente, è un tema importante, ma non so qual è la domanda. Monica De Luca, lavoro ai giovani, si è passati dal 43,6 al 36% di disoccupazione, ma siamo ancora molto molto indietro, come sappiamo. TTIP, Marcello Reccia, io sono favorevole al TTIP, l'ho detto con molta franchezza, è un fatto positivo per l'Italia, naturalmente va verificato, va controllato, le condizioni devono essere favorevoli all'Italia, devono essere pubbliche, no segretezza, no giri di chissà quali genere, ma il libertà di scambio sul commercio, da che mondo è mondo, la libertà di scambio e il commercio è una delle premesse di un mondo più sviluppato e con più economia, quindi io sono favorevole in teoria, naturalmente poi nella pratica va capito voce per voce, punto per punto, e su questi temi sono pronto a discutere assieme a voi. Marco Ferrera cita un grande Antonio Albanese dannata, ridurre gli stipendi e le pensioni d'oro dei parlamentari non se ne parla, vero? Mirko, i senatori che tu citi non avranno più lo stipendio, basta un sì e via lo stipendio ai senatori, via i senatori, in realtà ne rimangono soltanto 100 rappresentanti delle autonomie territoriali, ma con il sì al referendum intanto si risparmiano 315 stipendi. Poi c'è un passaggio su sta storia delle pensioni e dei vitalizi, posso ridirla? Sapete qual è la mia pensione, il mio vitalizio? Zero. Oh! Perché deve essere chiaro che non tutti sono uguali. La nuova generazione di politica il vitalizio non lo vede perché non c'è più. Penso che sia un fatto positivo. Berardino, un saluto dal Molise, carissimo Premier, e io ricambio il Molise. Vincenzo Rossi e la Fiorentina, si è fatto 0-0. Michele Conenna, perché non hai unito il referendum 17 aprile a quello di giugno? Michele, il referendum, quello costituzionale, è a ottobre, ma la legge impedisce a un referendum che ha il quorum di essere accorpato a un'altra scadenza. Era proprio una previsione legislativa, una previsione normativa, perché con il quorum il meccanismo è che si dà al cittadino la possibilità di votare sì, no o di non andare proprio a votare, di astenersi, come scelta maturata e responsabile. Questo è il motivo per cui si è fatto il referendum in quel modo, tutto lì, quindi niente particolare. Pasquale Catavano, sostituire la moneta cartacea con quella elettronica per evitare ogni tipo di evasione fiscale. È un percorso, sì, si va verso quella direzione e ne sono felice, e naturalmente va incoraggiato, e per incoraggiarlo non è che puoi immaginare che lo fai all'improvviso con uno schiocco di dita, ecco perché la circolazione del contante, specie per le persone più anziane, è ancora un fatto positivo, è un fatto importante. Noi, magari più giovani, siamo abituati a strisciare la carta su tutto. In prospettiva ci piacerebbe tanto, credo, pagare con il telefonino, per esempio, no? È una cosa che può avere un senso e mi sembra anzi molto intelligente. Però il passaggio non può essere, deve essere graduale, come è ovvio e naturale che sia. Andiamo avanti. Vito De Rosa, come giudichi l'esperienza Garanzia Giovani? Così così. Così così. Poteva andare meglio. Io non sono uno di quelli che diceva sempre tutto bene. Io voglio che le cose vadano tutto bene, ma che vadano sempre bene. Ma purtroppo Garanzia Giovani ha avuto degli aspetti positivi, centinaia di migliaia di persone hanno ricevuto una offerta, una possibilità. Ma io l'avrei fatta in modo diverso se fossi stato allora Premier, non l'abbiamo fatta quando c'eravamo noi. Purtroppo le regioni hanno ciascuno il proprio modo di intendere la garanzia giovani. Risultato così così. Prossime riforme all'ordine del giorno.
beh, direi le unioni civili settimana prossima. Simone Bassotto, Banca Popolare di Vicenza. Ora io non so se il Bassotto è un nome vero o una uno pseudonimo. Voglio dire a Simone Bassotto che sulla Banca Popolare di Vicenza credo che in passato siano stati fatti degli errori clamorosi. Credo nel rispetto del mercato e della finanza che sia poco spiegabile che non ci sia un'azione di responsabilità verso chi ha gestito quella banca in passato. Detto questo, la Banca Popolare di Vicenza, con l'intervento di Atlante e in prospettiva con un cambio di gestione, sarà una banca in grado di ripartire. Sono molto ottimista sul futuro, sono molto critico sul passato. Sul presente, con Atlante è stata messa una pezza di molto molto importante. Sonia, raccomandati ovunque, aiutami a capire dove, io sono sempre per il merito e per la qualità. I rifiuti in Sicilia manderà il commissario straordinario, Nino, faremo quello che decideremo insieme alla regione. È certo che noi commissari, dove c'è una incapacità delle autonomie locali o territoriali o regionali, li mandiamo. Biagio Guccione, servono 10.000 professori universitari altrimenti la università muore, muoiono tanti corsi. Biagio, 10.000 sono tanti, qualche cattedra in più sì, 10.000 mi pare che tutti stia allargando, non ti allargare. Andrea in uso, che effetto ti hanno fatto i bronzi di Riace? Li avevo già visti ma sono sempre una meraviglia assoluta. Poi sono anche legato personalmente perché quando ero presidente della provincia Palazzo Medici Riccardi ospitò la mostra, era l'81, avevo 6 anni quindi non andavo in prima elementare, però ospitò la mostra che consacrò i bronzi dopo il restauro dell'opificio delle pietre dure. Bellissimo l'allestimento, toglie il fiato, vi garantisco che firmare il patto per Reggio Calabria e per la Calabria davanti ai bronzi di Riace è stato un momento emozionante, che poi è, se ci pensate, fatemelo dire così, alla fine la vera cosa bella della cultura è far provare un'emozione. Io credo che questo sia il vero grande elemento in più che questo governo sta mettendo con l'investimento in cultura: restituirci orgogliosi di ciò che abbiamo, farla finita con questa rassegnazione, con questo vettimismo. Noi siamo un grande paese, abbiamo delle ricchezze che in qualsiasi altra parte del mondo pagherebbero per poter far visitare in modo accurato e approfondito. Allora non buttiamo via la bellezza, non sprechiamo la bellezza sulla quale siamo seduti, alziamoci e mettiamoci in cammino. E allora sarebbe molto interessante tornare a discutere nel merito, spero che sia stato pubblicato l'elenco degli investimenti fatti da Franceschini, dal CIPE, su questo tema. Sebastiano Tonino, le regioni oggi sono per buboni d'Italia, sprechi classe politica inadeguata, un ceto politico, quello regionale che supera quello nazionale e costa di più. Per alcuni aspetti io sono d'accordo, voglio dare atto al presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini di star facendo un lavoro straordinario. Non è un caso che la sua regione, l'Emilia Romagna, è quella dove gli stipendi sono più bassi di tutti, dove ha tagliato i costi della politica più di altri. Dobbiamo tutti fare come ha fatto Bonaccini. Se al referendum di ottobre si vota sì, non c'è nemmeno bisogno di fare tagli perché la Costituzione prevede in automatico la riduzione di molti costi delle regioni. I giovani assunti grazie al Jobs Act, che faranno quando finirà l'attuale legislatura? Kevin, continueranno a lavorare, cioè, non è che se non mi rieleggono vengono licenziati, come scrive Kevin, no, tranquilli, neanche sono le scarpe di Achille Lauro. Abbiamo fatto assumere molte persone, se anche le prossime elezioni nel 2018 le perderemo, il Jobs Act resterà in funzione e quindi non vi saranno problemi. Età del pensionabile non le sembra molto alto, Cristian, e anche Moreno, età delle pensioni, siamo quasi alla fine. Sì, certo, rispetto al passato sì, rispetto all'aspettativa di vita no, perché noi vivremo, evviva, molto più a lungo. Allora, rispetto al passato, quando si andava a pensione a 39 anni, com'era? Come 15 anni, 6 mesi, un giorno, com'era? 14 anni, 6 mesi, un giorno, è evidente che si è fatto un balzo molto forte e con uno scalone secco che ha portato i più sfigati sono quelli nati tra il 51 e il 52, in quegli anni lì, che hanno visto allungarsi, stavano per andare in pensione, non hanno fatto in tempo ad andare e hanno perso il treno, e questo effettivamente
è un'ingiustizia nei confronti delle legittime aspettative di queste persone. Però se guardo la prospettiva è chiaro che si andrà in pensione più tardi, ma si vivrà più a lungo. Tocco ferro naturalmente, ma le statistiche dicono questo. Allora, quello sul quale stiamo lavorando è creare un meccanismo, si chiamerà APE, così ho dato una piccola notizuola, si chiamerà APE, c'è già il simbolo, il logo, ci stanno lavorando, gli uffici dei Nannicini, quelli di Poletti, ne hanno parlato con l'INPS. Sostanzialmente questa APE sarà lo strumento attraverso il quale si potrà finalmente, e questo entrerà in vigore con la stabilità del 17, eventualmente chi vorrà anticipare con una decurtazione economica l'ingresso in pensione soltanto per un certo periodo di tempo. Quindi noi stiamo lavorando su questo, ci confronteremo con i sindacati, con i datori di lavoro, con l'Unione Europea. Il nostro progetto è sostanzialmente pronto, c'è anche il logo dell'operazione, va incontro a quelli nati in quegli anni lì, 51-53, questi nostri amici qua che si sono visti passare a 66 anni e 7 mesi, o 6 mesi quant'è, tutto insieme. Quindi questo è un tema fondamentale. Beh, ci sono un sacco di domande. Ho salutato oggi su Instagram Luca Toni, che ha oggi annunciato di lasciare il calcio. So che non vi interessa molto. Maurizio mi insulta dicendo rispondi. No, Maurizio, ripetimi la domanda, perché con tutto l'affetto derivante anche dal tuo caloroso insulto che mi hai appena postato, non riesco a beccarle tutte. Francesco Pilittu, edilizia presidente, beh, interessante anche questo, far ripartire l'edilizia è fondamentale. Abbiamo perso qualcosa come 525.000 posti di lavoro sull'edilizia, di circa 1 milione di posti di lavoro perso, e va bene. Romina si dimetta velocemente, mi dispiace Romina, ma mi dispiace per lei, andrò a casa se mi manderanno a casa i cittadini. Alex Sani, attenzione, i Marò, importante. Il problema, come è noto, è nato dai governi precedenti, partiamo da un governo precedente. Noi ci siamo impegnati, credo con serietà, autorevolezza e credibilità, abbiamo scelto la strada dell'arbitrato internazionale. Adesso la Corte ha dichiarato che Salvatore Girone potrà accogliere i risultati del processo in Italia. È un grande passo in avanti, stiamo discutendo con il governo indiano, abbiamo immediatamente contattato il governo indiano perché si possa di comune accordo trovare le modalità per il rimpatrio immediato di Salvatore Girone. Ho parlato personalmente con Girone, però quello che deve essere chiaro è che noi vogliamo dare un messaggio naturalmente di amicizia al popolo indiano, al governo indiano, vogliamo cogliere l'occasione per ripartire anche nei nostri scambi culturali, istituzionali, politici, economici. Però quello che voglio dire è che finalmente, dopo tanto tempo, una buona notizia arriva nel settore forse più difficile della politica estera che avevamo lanciato, e credo che da questo punto di vista possiamo essere soddisfatti di quello che è arrivato in settimana dall'Olanda. Io non ho più tempo, ahimè, per rispondere alle domande. Voglio dirvi che Gabriele Pietrangelo, via, piglio l'ultimo, perché ha detto che si dimetterà in caso di sconfitta al referendum, così trasforma in un plebiscito. Gabriele, ma de che? Oggi è la giornata del ma de che Gabriele, de che? Scusi, questo governo nasce per fare le riforme, come più volte ci è stato rimarcato, non nasce da un risultato elettorale, anzi nasce dal fatto che il risultato elettorale è stato un sostanziale pareggio. Poi va il governo Letta sta un anno, non riesce a combinare granché, e di conseguenza il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Presidente della Repubblica mi dà l'incarico, il Parlamento mi dà la fiducia. Io faccio un elenco di riforme e dico: voglio fare la riforma dell'articolo 18 e cambiare il mercato del lavoro. Un predecessore avrebbe detto fatto, poi un predecessore che non le faceva, ma questa è un'altra storia. Abbiamo detto di fare la legge elettorale, fatta. Abbiamo detto di abbassare le tasse, sensi tutte le volte che dico fatto a uno stranguglione, lo ridico, fatto.
Abbiamo detto di intervenire in modo innovativo sui temi della pubblica amministrazione, della scuola, della cooperazione internazionale, dei diritti civili, del terzo settore, l'abbiamo fatto. E poi abbiamo detto, però, la madre di tutte le battaglie è la riforma costituzionale. Se riusciremo a fare la riforma costituzionale, saremo in grado finalmente di dare il futuro al nostro paese. Ora, dopo 6 letture, migliaia di ore di discussione in Parlamento, 82 milioni di emendamenti, una roba mai vista nella storia repubblicana, arriviamo al traguardo, abbiamo i voti, chiediamo il referendum. È un referendum che vede da una parte chi dice riduciamo il numero dei politici, semplifichiamo il procedimento parlamentare, diamo un segnale diverso sul rapporto regioni-stato, aboliamo il CNEL, eliminiamo i superstipendi dei consiglieri regionali, mettiamo il voto a data certa così riduciamo il numero dei decreti legge. Se a fronte di questo gli italiani dicono no, io che faccio? Resto qui dicendo ah beh no, però non ho capito. Ma voi pensate che io sia come gli altri? Ma voi pensate che io sia uno incollato alla poltrona come gli altri? La stagione dei vecchi politici che si mettevano qui e stavano aggrappati a questa poltrona è finita. Io, se ho la possibilità di fare delle riforme, vado avanti. Se sono sconfitto sul tema delle riforme, vado a casa, perché sono una persona seria. Detto questo, grazie per essere stati per 65 minuti insieme. Filippo Sensi, detto non, ha gradito moltissimo il pezzo finale sul fatto, che ricorda che domani sarà massacrato dai giornalisti, e vi diamo, ringrazio le oltre 600.000 persone che abbiamo raggiunto fino a questo momento, ne troveremo altri ovviamente nel corso delle prossime ore. È stato intrigante come sempre stare a chiacchiera insieme. Mi scuso se non ho risposto a tutto, vi giuro, guardo anche le parolacce, gli insulti, quindi quello che riesco a prendere rispondo volentieri. Per me è una bella boccata d'aria fresca poter parlare con molti di voi e poter servire anche a chiarirci reciprocamente qualche dubbio. Grazie mille, buona serata, domani grande giornata e viva l'Alfa Romeo!